Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi il continuo della prima edizione dei 10 grandi maestri Shotokan. Oggi il volume 2, vi illustro 10 grandissimi del mondo Shotokan, 10 grandissimi sensei. Grazie per i vostri like, molti commenti positivi, grandi follower che mi seguono. Mi hanno chiesto a viva voce di poter fare una seconda edizione di questo scenario internazionale dei grandi maestri. Seguitemi. Not saving a point, but the good people, you know, starting point, I think, many campus. Iniziamo col grandissimo Nishiyama. Qui stiamo parlando dei massimi esponenti del karate Shotokan internazionale. Nishiyama, allievo diretto del maestro Funakoshi, quindi un grandissimo esponente. Proprio lui fa parte dei primi veri atleti usciti dalla Tokushoku. Pensate che Nishiyama è stato uno dei grandissimi esponenti del karate negli Stati Uniti, in California, dove purtroppo ci ha lasciato negli ultimi anni. È l'unico che ha avuto l'onorificenza dell'Ordine del Sacro Tesoro, un'onorificenza che in pochi ricevono proprio da parte dell'imperatore giapponese, quindi un massimo esponente, perché in tutto il mondo ha esportato il karate Shotokan, quindi un padre fondatore, veramente un padre fondatore del karate. Ricordo bene dei video fantastici insieme a Kanazawa, due ragazzi all'epoca, due giovani ragazzi che combattevano, che facevano queste esibizioni, questi video spettacolari in bianco e nero. Poi la vita li ha separati per questioni politiche, quindi ognuno poi ha preso la sua federazione, ha fondato i suoi club, le sue cose, e però rimangono ancora questi ricordi bellissimi di questi due atleti fantastici, giovani dell'epoca, che saltano, fanno questi Yoko Tobiglieri volanti, insomma, veramente un grandissimo del karate internazionale, uno veramente dei padri fondatori dopo il grande maestro Funakoshi. Crossing with jump and so on. Heian Godan. La seconda illustrazione è su Osaka Yoshiharu. Osaka, il grande sensei Osaka, uscito dalla Tokushoku, Università di Tokushoku, allievo diretto di Nakayama. Lo trovate in tutte o in quasi tutte le illustrazioni del maestro Nakayama. C'era sempre il maestro Osaka. Il maestro Osaka è, secondo me, permettetemi l'espressione, è spiritato, perché vedete le foto di 30-40 anni fa, poi lo vedete oggi, praticamente non è cambiato, è sempre lui. Sembra che abbia fatto un patto col diavolo. Il maestro è sempre in grandissima forma, ha sempre il solito aspetto. 4 volte campione mondiale della JKA in kata, primo ai campionati JKA All Japan, e 6 volte campione di kumite, sempre della JKA, tornei interni della JKA, ma comunque sempre tornei molto 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 impegnativi. Vedete i suoi video, una perfezione di esecuzione del kata, a mio dire fuori dal normale. Il maestro è di una perfezione allucinante, uno stretching che solo lui poteva fare, quindi una potenzialità sulle gambe fuori dal comune, e sempre sempre vicino al maestro Nakayama. Quindi un grandissimo uscito fuori dall'università di Tokushoku, veramente un grandissimo, e un grandissimo perfezionista di kata. Questo secondo me è veramente un maestro da seguire e da seguire ancora, perché per fortuna è ancora in vita. Zaprezentował Takeshi Naito, 7 dan. Asystował mu włoski instruktor karate Dino Contarelli. E che dire di Sensei Naito, campione nazionale universitario nel 1970, attualmente responsabile della JKA Italia. Io ricordo il maestro Naito, ho fatto uno stage con lui qualche anno fa in Liguria, un carisma fuori dal normale. Una persona molto forte, quando entra in scena nello stage crea un'atmosfera molto diversa, ha un carattere forte, è uno che non ha paura, nel senso che non ha timore di mettere in difficoltà i propri allievi, quindi
quando si inizia sempre la lezione, come vede qualcuno che è un po' distratto, non ha problemi a cacciarlo fuori, a mandarlo fuori male davanti a tutti, fargli fare anche una figuraccia, quindi impone veramente tanto la sua presenza all'interno degli allenamenti, se è un suo carattere, comunque tecnicamente è veramente un maestro fortissimo. Naito fa veramente paura, è un carro armato, averlo davanti veramente dà molto timore perché non fa sconti, anche durante le esecuzioni delle tecniche, i bunkai, le applicazioni, le spiegazioni dei suoi stage, non ci si può sbagliare perché il maestro non fa sconti, nel senso se poi non pari ci sta che ti arriva anche un suo pugno, quindi al di fuori degli allenamenti, poi magari fino allo stage si andava a mangiare eccetera eccetera, poi alla fine magari è anche un simpaticone, è uno di compagnia, una persona squisita, ma da non sottovalutare, devi essere molto attenti durante i suoi stage perché è veramente uno che non perdona. Grandissima forza, un carro armato, un carattere molto forte, chi lo ha, se lo ami o lo odi, però veramente un personaggio da seguire, per fortuna è in Italia, quindi si può stare anche vicini a lui per seguirlo più da vicino, chi ama un karate veramente estremamente, estremamente forte e tradizionale. E che dire di Sensei Tanaka? Sensei Tanaka, due volte campione della JKA All Karate Kumite, anche lui proveniente dall'università della Tokushoku e allievo diretto del famoso Nakayama. Tanaka, detto il samurai, come vedete nei suoi video, lui era un esperto di tecniche tameshibari, tecniche di rottura, un grande intuito con più avversari, ricordate le sue grandissime esibizioni in Giappone, addirittura faceva volare l'avversario mentre con un calcio colpiva un altro, quindi un eccellente karateka della JKA. Tanaka, veramente detto il samurai, perché aveva un anticipo di esecuzione sulle tecniche fuori dal normale. Lui riusciva ad anticipare in maniera egregia l'attacco di qualsiasi avversario. Quindi Tanaka rientra, secondo me, nella top 10 dei grandi del karate Shotokan. Sensei Naka, probabilmente il più giovane di questa top 10 che vi sto facendo vedere, istruttore a tempo pieno della JKA, famosissimo attore di un film di nicchia, Kurobi, lo stesso attore anche in Karate Girl e attore anche in High Kid Girl. Naka, secondo me, è una promessa, anche se è un po' riduttivo dire promessa, perché è già un grande sensei, un grande karateka, promessa perché è più giovane rispetto a tutti questi altri sensei che vi sto facendo vedere. Però Naka è veramente preparatissimo, un grandissimo cultore del karate, anche al di fuori dello Shotokan. Si vede in diversi video che va a Okinawa, incontra sensei dell'Isola Sacra, e è un cultore anche dello studio del condizionamento, che forse nella grande isola viene un pochino trascurato. Quindi Naka, secondo me, è una giovane promessa, un grande sensei, per fortuna giovane, che sicuramente farà grandissima carriera nella JKA, al di fuori della JKA, perché è veramente un grande cultore e un karateka eccezionale. Una velocità di esecuzione altissima, tempismo, non ha dei nei, è veramente perfetto sia nel kata sia nel kumite. Grande Naka, peccato viene poco in Italia, mi piacerebbe tanto allenarmi con lui.
Sensei Oki, campione di kata e kumite in Giappone dal 66 al 69. Anche lui studente della Tokushoku University, allenatore della nazionale tedesca, un grandissimo tecnico, capo istruttore della GKA in Europa. Sensei Oki, indiscusso e irrifondibile per la sua barba, modi sempre gentilissimi con tutti i suoi allievi, un grandissimo professionista, eccezionale tecnico, da non sottovalutare, perché molti pensano, siccome ha un carattere docile, un po' dimesso, allora da non sottovalutarlo, perché Sensei Oki se attacca nei suoi stage a fare gli addominali ci sta una giornata intera e distrugge tutti. Quindi grandissimo karateka, un personaggio molto simpatico, di grande onore, grande rispetto, portargli sempre al maestro. È un trascorso eccezionale, specialmente in Germania, e veramente un preparatore tecnico eccezionale. Si ricordano i suoi allenamenti veramente a spacca gamba, a spacca braccia, addominali a non finire, veramente un personaggio, nonostante il suo aspetto così, con questa barba bianca, che tutti pensano sia un po' anziano, quindi insomma, e invece è veramente una forza nascosta che non finisce mai, veramente inesauribile. Grande maestro Oki. Wow. To practice with your training partner. Using his supporting arm, aim the side thrust kick into the armpit of his gi. Pivoting on your Sensei Kawazoe. Sensei Kawazoe, anche lui allievo dell'università di Tokushoku, allievo diretto anche lui di Nakayama. Tra l'altro, serie Grand Best del libro Nakayama è stato elogiato direttamente al maestro come ottimo esecutore di kata e di kumite, un grandissimo tecnico di una perfezione assoluta. Kawazoe vive attualmente in Gran Bretagna, un atleta di fama internazionale. Un kata in cui lui veramente eccelle è Nijusho, veramente una perfezione di Nijusho fuori dal normale. Un'esecuzione tecnica che mi ricorda tanto un altro sensei importante, Gaara, che ho illustrato nel primo episodio di questi top 10 di grandi sensei. I due atleti, i due grandi maestri, si assomigliano molto, sia fisicamente, anche di viso, ma anche di corporatura, e hanno una tecnica molto affine tra loro due. Rappresentano, secondo me, in maniera eccelsa lo Shotokan. Hanno dei movimenti d'anca, una velocità, un'esecuzione repentina sulle tecniche fantastica. Quindi secondo me Kawazoe deve rientrare nei famosi top 10 di questi grandi sensei. Un altro grande in questa lista che sto facendo, Funakoshi Kevin. È allievo di suo padre, Funakoshi Kenneth, originario delle Honolulu. Loro sono discendenti del grande Funakoshi Sensei. Una scuola di Shotokan purissima, da suo padre, poi anche in famiglia, diversi cugini praticanti di questo Shotokan. Quindi una famiglia, una stirpe proprio cresciuta e attualmente vivo il karate di Shotokan. Il maestro Funakoshi Kevin è famoso in tutto il mondo, hanno doji sparsi in tutto il mondo, la sua federazione è molto nutrita, cioè ha diversi soci, diversi affiliati. Io lo ricordo, ho avuto la fortuna di fare uno stage con lui in Liguria, alla Spezia, dove c'è un suo comitato che lo segue molto da vicino. Un maestro molto bravo, molto preciso, ha una tecnica sia di kata che di applicazioni un pochino diversa dallo Shotokan classico, nel senso che lui predilige degli spostamenti molto lunghi, e quindi anche nella pratica dei kata, per esempio, se vedete dei suoi yan di base, fa delle tecniche dove si scivola molto, quindi il piede d'appoggio frontale, quando poi si fa il passo, non rimane fermo lì come dovrebbe stare, però lui predilige questa cosa nello scivolare, quindi il kata falza un po' le musè, è una sua caratteristica. Anche quando fa degli oizuki molto lunghi, dei kizamitsuki molto lunghi, fa questi scivolamenti che sono una caratteristica del suo modo di interpretare il karate Shotokan. Attualmente ha un ambu dojo molto grande in Texas,
Quindi lui ha fatto grande fortuna negli Stati Uniti, è molto seguito. So che fa anche dei viaggi spesso in Giappone, nella grande isola, dove anche lì ha dei dojo, molti dojo affiliati anche in Giappone. Insomma, un personaggio giovane, tra virgolette, per essere un grande maestro così abbastanza giovane, quindi si può seguire molto da vicino, perché spesso per noi italiani viene anche in Italia, perché ha una sua organizzazione anche qua in Italia. Insomma, secondo me è un maestro molto 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 interessante. Un altro sensei da seguire, se possibilmente anche da vicino. Sensei Imamura, classe 1958, vince i campionati mondiali JKA due volte nella specialità Kumite, addirittura rivince la All Japan Karate Championship, il primo posto del Kumite nel 1990, istruttore ufficiale della JKA, un karateka completo. Imamura, ottimo tecnico nella fase di kata, nella fase di Kumite, possiamo dire un karate un po' vecchio stile, se me lo permettete, perché un po' rigido, ma è quel rigido che veramente se entra vi buca da banda a banda. Quindi un maestro magari non famosissimo qui da noi in Italia, ma all'estero conosciutissimo, ha un seguito, grande seguito dietro di lui, un maestro veramente da seguire. Se una possibilità di vederlo da vicino, è veramente un maestro che merita, perché è veramente tecnicamente molto forte, molto veloce. Io ricordo dei video dove fa un esempio un katakan kudai in maniera veramente geometrica, una precisione fuori dal normale, ripeto, forse un pochino più legnoso, se mi permettete l'aggettivo, ma nel senso buono, perché è veramente un tecnico molto 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 forte. Quindi Imamura rientra secondo me in questa top 10 di grandi sensei. Un altro grande dello Shotokan, Sensei Yamada. Sensei Yamada, assistente, è venuto in Italia negli anni 70, assistente del grande Sensei Miura, ha avuto un suo ruolo importante all'interno della JKA. Sensei Yamada è stato addirittura istruttore della Polizia di Stato e del Ministero degli Interni in Italia nel 1979, perché dal 79 che è in Italia, quindi un personaggio, lo descrivono, io non ho mai avuto la fortuna di vederlo da vicino, di allenarmi con lui, lo descrivono come un personaggio modesto, riservato, ma allo stesso tempo non vuol dire non capace. Quindi un personaggio classico giapponese, un po' io caratterialmente lo avvicinerei molto a Sensei Miura, cioè quei maestri che non sono molto esuberanti, non danno molto quell'impatto di superbia, ma che sanno veramente il fatto proprio. Sensei Yamada fonda la sua organizzazione, la KSKA International, ha un buon seguito, un buon gruppo nel mondo, un personaggio di fama internazionale, conosciuto molto per la sua preparazione fisica, un personaggio molto asciutto, uno stretching pauroso, spaccate, cose veramente anche nella sua età di oggi, fa ancora queste spaccate, quindi una preparazione fisica, si vede dai tempi che si è sempre mantenuto in forma. Suo seguito non grandissimo internazionalmente, ma comunque insomma Yamada è un personaggio molto conosciuto. Tra l'altro molti fans che mi hanno seguito nel primo episodio di questo top 10 di grandi sensei mi hanno tanto chiesto di parlare anche di Sensei Yamada. Lui è in Italia attualmente, penso che abbia un Ambu Dojo a Roma, e Sensei Yamada è seguito anche in Italia, anche se rimane sempre, diciamo, un pochino in penombra rispetto ad altri personaggi che sono in Italia, ma per questo non vuol dire che non sia bravissimo, e merita veramente cercare di seguirlo, perché è un personaggio molto interessante. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Ricordo sempre che non è una classifica, l'ordine in cui ho messo i grandi sensei è puramente casuale, sono tutti bravi, tutti fenomeni, per l'amore di Dio, non è mia intenzione offendere nessuno e di mettere in penombra qualcun altro rispetto ad altri, sono tutti dei grandissimi sensei, è solo un insieme di 10 grandi maestri che secondo me vale la pena sempre di seguirli e osservarli nelle loro caratteristiche tecniche. Siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti positivi e sempre costruttivi, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, mandatemi i vostri commenti che sono sempre graditi, e vi ricordo di
seguirmi anche sui social, Facebook, Instagram, TikTok. Ok? Un saluto al Tempio Massimo, ciao!